E oggi vedremo una breve introduzione, diciamo, un piccolo esempio di come sfruttare il calcolo in parallelo sul cluster, in un esempio che riteniamo comune nella maggior parte delle applicazioni. E in particolare, nella maggior parte delle applicazioni, spesso i dati da analizzare, sono disponibili, in più file. Non abbiamo una sola tabella Excel, soltanto un dataset, un file RData, ma ne abbiamo di diversi. E ovviamente si pone il problema della lettura di questi file in input prima di effettuare l'analisi. Come possiamo fare? Possiamo fare una lettura sequenziale o una lettura in parallelo. Quindi, già con questo esempio qui capiamo che per risolvere lo stesso problema ci sono due strade. E oggi vediamo appunto, confrontiamo le performance di calcolo a parità di risultato ottenuto tramite lettura sequenziale di questi file e lettura in parallelo. I dati in particolare sono dati ambientali, e per questo devo ringraziare Marco Picone, che non so se è connesso da casa, che è un ricercatore dell'ISPRA, che me li ha forniti, e riguardano dati orari di altezza dell'onda e direzione dell'onda su una porzione del Mediterraneo meridionale da gennaio ad ottobre 2022. In particolare, i dati, poi li vedremo, vengono forniti in una cartella, in una directory e sono in estensione .rdata e abbiamo un rdata per giorno e ciascuna rdata contiene una lista di 24 raster, perché abbiamo dati orari per ogni giorno su un grigliato fisso. Quindi vedete, abbiamo k file, ho messo un k generico perché lo script che tra poco vedremo permette di scegliere in input il numero di file da leggere, perché potrei essere interessato a leggere soltanto i dati di gennaio, i dati fino a febbraio e così via. Il grigliato ha 361 longitudini, 192 latitudini e 24 ore. E, come vi dicevo, in ciascuna rdata c'è un oggetto che si chiama data, è una lista che contiene due array, uno per l'altezza dell'onda, uno per la direzione dell'onda. Quello che vogliamo, ad esempio, ottenere dopo aver letto ciascun file in input è ottenere un dataset finale in formato long con quattro colonne. La prima con la colonna della longitudine, la seconda la colonna della latitudine, il giorno e ad esempio l'altezza media dell'onda. Prima di passare allo script vero e proprio, questo è un esempio diciamo, l'ho chiamato mockup script perché ovviamente non funziona, è più un toy script che però vi fa vedere in poche righe come si potrebbe strutturare la lettura sequenziale. Quindi si leggono da una cartella directory che ho chiamato data tutti gli RData disponibili. Gli N files sono appunto tutti i file disponibili nella cartella. E possiamo, ad esempio, leggere in input il primo file, calcolare la media desiderata e salvarla in un oggetto che chiamiamo out, e poi iterativamente fare lo stesso a partire dal secondo file fino ad arrivare all'ultimo file, effettuare lo stesso. Le stesse operazioni e appendere iterativamente il risultato. Questo, diciamo, è una possibile soluzione, vedremo perché ha dei difetti. In alternativa, R fornisce diverse soluzioni per effettuare la stessa operazione in parallelo attraverso le seguenti librerie, e noi vedremo oggi principalmente l'utilizzo di foreach e doParallel. Le cui funzioni principali sono le seguenti, quindi c'è il foreach che fondamentalmente sostituisce l'istruzione for, make cluster e register do parallel, stop cluster invece sono le funzioni che dicono al computer su cui viene eseguito lo script di creare appunto un cluster di calcolo e di abilitare l'esecuzione delle operazioni su più core. Per i più curiosi e chi programma anche in C++ e nell'interfaccia R tramite il pacchetto RCPP,
L'istruzione pragma permette calcolo in parallelo. Questo qui invece è il mockup script per appunto il calcolo in parallelo. Vedete, è molto semplice, è simile a quanto visto prima. La differenza parte da riga 3, dove carichiamo appunto i pacchetti do parallel and for each, chiediamo il numero di core a disposizione alla macchina. E vedremo poi l'output di questa istruzione. Registriamo in un oggetto che ho chiamato CL il numero di core che vogliamo utilizzare per eseguire le operazioni ed è buona norma lasciare, se chiediamo tutti i core con la funzione detect core, questo ci restituisce il numero di core totale a disposizione sulla macchina, è sempre bene lasciare qualche core disponibile per tenere in vita il computer. Diciamo, non è mai buona norma utilizzare tutte le capacità di calcolo del computer. E poi registriamo appunto questo cluster che abbiamo appena creato con register do parallel. A differenza del mockup precedente, dove l'output veniva scritto iterativamente all'interno del ciclo for, con il for each il risultato va assegnato prima ad un oggetto. Quindi noi prima creavamo l'oggetto output e all'interno del for appendevamo le soluzioni all'oggetto output. Qui possiamo direttamente assegnare il risultato dell'istruzione for each ad un oggetto che chiamiamo come vogliamo. Okay? Alla fine delle operazioni che vogliamo eseguire in parallelo, è importante dire alla macchina per evitare di sprecare risorse, di fermare diciamo, di smettere di fare operazioni in parallelo se non necessario. Ora, diciamo, nel vedere lo script andremo più nel dettaglio poi nella sintassi dell'istruzione for each. Perché, diciamo, quali sono poi le possibili analisi da fare con questi dati? Ad esempio, qui c'è la serie storica delle medie giornaliere per location. Questi sono per i dati di gennaio, quindi questo è un possibile output della nostra analisi. Ad esempio, si possono visualizzare i dati su mappa, e questo credo sia l'altezza media su tutto il mese per il raster considerato. E qui ci sono altri, magari poi li trovate sicuramente sul sito. Questa è una breve lista di reference suggerite per iniziare appunto a scrivere codice per calcolo in parallelo su R. Passerei, se non ci sono domande, appunto all'esempio pratico. Io utilizzo per eseguire job sul cluster WinSCP, che è un altro software così come Mobacterm e Putty per l'interfaccia grafica. E avete qui due finestre, sulla sinistra c'è la directory locale e sulla destra la directory che ho creato su Terastat. Vedete, questo è tutto il percorso. Io ho diverse cartelle di lavoro. Per il seminario di oggi ho creato una cartella al cui interno ho messo la directory e data. Qui ci sono 4 mesi di dati, quindi fino ad aprile, da gennaio ad aprile, fino al 22 aprile, no, 30 aprile, sì, ok, eccolo qui. E dopo ho creato i miei script R in locale, li ho testati su una mole ridotta di dati e poi li ho passati con drag and drop sul cluster. Quindi il trasferimento dello script attraverso l'interfaccia di WinSCP è molto semplice. Partirei dallo script sequenziale. Devo ingrandire il font o si legge? Ingrandisco. Più sarebbe sempre meglio ok, un ingrandire secondo la miopia intera. perché ho anch'io la barra di zoom e non vedo CTRL più non mi funziona. Okay. Secondo select font, proviamo 16. Ok, meglio. Ok, anche più grande poi non vedo io qui, quindi benissimo. Allora, questo non so se tutti conoscono questa
questo tipo di sintassi qui da inserire nell'intestazione dello script R, ma queste due righe qui semplici permettono di avere uno script che dipende da degli input che possono essere passati da terminale. Okay? In questo caso il nostro input sarà il numero di file e lettura. Di default notate che all'interno dell'oggetto args ci sono caratteri, quindi anche se io da terminale passo un numero, so che nel mio script quel parametro verrà utilizzato come un numero, di trasformarlo con quello che in R è s.numeric. Okay? Mi carico i miei pacchetti per l'analisi e partiamo dal leggere, da farci restituire l'elenco degli RData, pattern RData, disponibili nella directory data, okay, che avete visto. Per semplicità mi sono fatto restituire tutto il path, ok? Perché in locale avevo una gerarchia di cartelle diversa e non volevo poi incollare tutto il path per la lettura del file. Sapete che R, così come altri software, richiede o che il file per la lettura sia presente all'interno della directory di lavoro o il path completo. Questo diciamo, ci servirà soltanto poi, verrà visualizzato nel file di output, non è fondamentale per l'esecuzione della task proposta. Prendiamo appunto il numero di file in input dall'oggetto args, primo argomento, e settiamo il parametro nTimes perché sono dati orari, e ora vedremo perché, e mi preparo una lista di output. Io andrò per ciascun dataset letto a creare una lista di data frame, ok? Fondamentalmente creerò un data frame che avrà un numero di righe uguale al prodotto tra il numero di longitudini distinte, il numero di latitudini distinte e tempi distinti. Potete immaginare quindi prima location, primo tempo, seconda, prima location, secondo tempo, fino a tutto il tempo. Poi reggo un nuovo dataset e rifaccio la stessa operazione. Già così capite che in realtà il numero di righe esploderà all'aumentare del numero di file e ovviamente esploderebbe all'aumentare del numero di location disponibili. Quindi eseguo il loop sui file, okay? Da 1 al numero di file che voglio leggere. Siccome sono RData, il comando per leggere il file iesimo è load. Mi creo la griglia di spazio-tempo con il comando expand grid e poi estraggo dagli array i valori che vado a mettere in un vettore e infine ad appendere nel data frame che ho preposto qui, che ho chiamato chords hour. Cosa voglio fare? Però è calcolare, diciamo, l'output finale abbiamo detto è calcolare le medie giornaliere, ok? Per cui una volta appese le variabili alle coordinate e al tempo, calcolo per latitudine, longitudine e giorno il minimo, diciamo un po' di statistiche, il minimo dell'altezza media. In questo esempio sto tralasciando la direzione, ma varrebbe lo stesso, la direzione dell'onda, quindi il minimo dell'altezza dell'onda, la mediana dell'altezza dell'onda, la media dell'altezza dell'onda e il massimo dell'altezza dell'onda. Poiché so che gli oggetti che ho creato, questi qui sono temporanei, sono molto pesanti, iterativamente pulisco la workspace, tanto vengono ricreati ad ogni istruzione. Infine, poiché abbiamo detto che l'output è una lista, ma l'obiettivo finale è ottenere un data frame compatto, appendo uno sotto l'altro con i reduce tutti i data frame creati con le medie. Quindi, ripeto, per il primo file, quello che otterrò sarà un primo data frame con la media giornaliera del primo file che ho letto, ottenuta come la media sulle ore.
secondo file, stessa cosa, terzo file, terzo giorno, stessa cosa, e alla fine appendo tutti insieme queste medie. Per vedere se il risultato poi coinciderà con le stesse operazioni ma eseguite in parallelo, mi sono stampato la dimensione del file, quindi numero di righe, numero di colonne, e vedremo poi se c'è tempo, discuteremo anche del problema della memoria, quindi la dimensione in unità di megabyte dell'oggetto creato, e alla fine anche quello che effettivamente è stato creato, come appare le prime 10 righe del file. Okay? Potrei ovviamente salvare anche proprio l'oggetto. Potrei salvare l'oggetto nella directory di lavoro, lo potrei chiamare output sequential.rdata. Ora, a parte questa brutta sintassi che utilizzo io, diciamo, la logica è chiara, ci sono domande? Forse dopo. E quindi chiudo questo qui e vi mostro l'SH. E sapete adesso quali sono, il mio job l'ho chiamato sequential, questo lo conoscete, ho richiesto un'ora soltanto come tempo di esecuzione massimo, ho dovuto richiedere qui molta RAM, quindi molti gigabyte, perché l'oggetto che andrò a creare, come vedrete, avrà no, sarà parecchio grande. E di default, se non erro, giusto Edoardo, lui mi assegna 64 core anche se poi non vengono utilizzati perché sono 2 gigabyte per core. E la mia email e niente di questo lo conoscete già. Mi carico il modulo DR e per eseguire job da terminale in R avete diverse possibilità, ho l'istruzione rcmd, R maiuscolo spazio cmd maiuscolo nome script. Al contrario, per passare i parametri in input, io utilizzo rscript meno meno vanilla, nome file, e poi con uno spazio l'input, che voglio dargli se è disponibile. In questo caso, in questo esempio, leggiamo i dati fino al 31 marzo 2022. No, scusa, non ho capito perché meno meno vanilla. Serve per passargli gli input da terminale. Senza meno meno vanilla, 90 non lo riconosce come input. Quindi io poi su WinSCP, a differenza di MobActerm, non c'è la shell disponibile, quindi mi apro una shell a parte. Mi connetto Terastat. Ok, mi sposto nella directory di lavoro. Questo è ciò che c'è nella directory di lavoro. E con sbatch eseguo. Ok, quindi il job è stato sottomesso con ID 58302 e attualmente è stato running. E fra poco vedremo quanto il tempo che impiegherà. Se vado, la cosa carina che mi piace di WinSCP è che se vado sull'interfaccia, aggiorno la mia directory, già appaiono i file di log e di errore, e se li apro posso vedere se c'è già partito, sta facendo cose. Okay. E questo è il file di log. Mi dice: io ho 120 file nella directory perché sono i giorni fino al 30 aprile 2022, ne ho letti 90 e ha iniziato a fare il loop. Ovviamente non è ancora finito, per cui questo va. Però nel frattempo posso monitorare ciò che succede, aggiornando di volta in volta la directory. E insomma, questo va, è partito, 9 secondi. Stiamo leggendo soltanto 90 file e calcolando appunto le medie, 90 medie. Su un grigliato di 361 per 192. Sono parecchie operazioni, però vedete che il tempo è farlo sequenziale. Io poi ho pochissima pazienza, già mi sono stufato ad aspettare e ci vorrà un po'. Quindi mentre aspettiamo che il job sia completato, andiamo sulla parte, anche perché non so quanto tempo ho, andiamo sul parallelo. Stessa cosa.
fin qui, ok? Fin qui. E come avete già visto dal mockup, chiedo il numero di core e questa istruzione qui, almeno io la ritengo molto utile perché almeno mi permette di verificare se quello che ho richiesto nell'SH è effettivamente giusto e visto anche da R. Cioè, se io nell'SH chiedo 60 core e in detect core viene un numero diverso da 60, dico cosa c'è di sbagliato oppure dico ha senso o non ha senso, verifico se le risorse richieste coincidono con le risorse a disposizione. E la differenza tra il for e il for each, come vi dicevo, sta un pochino nella sintassi, quindi non c'è più l'iteratore in uno numero di file, ma uguale uno numero di file. È importante specificare come combinare l'output alla fine di tutte le istruzioni. Quindi quel reduce che facevo io alla fine dell'istruzione sequenziale lo fa di default il for each specificando bind rows attraverso il parametro .combine. In questo caso, poiché io sto leggendo in input dati temporali, specifico anche che il combine deve essere fatto in ordine, ok? Altrimenti, se ci sono, ad esempio, se state effettuando bootstrap cross validation per cui l'ordine non è importante, potete anche specificare in order false e questo dovrebbe ulteriormente rendere i calcoli più veloci. E una cosa importante per quanto riguarda il for each è che tutte le funzioni che utilizzate all'interno del for each non disponibili in R base vanno specificate tramite il parametro .packages, quindi se utilizzate funzioni di pacchetti non disponibili nel rebase, nell'istruzione for each dovete specificare a quali pacchetti fanno riferimento. La sintassi all'interno del for each resta invariata, con la differenza che se non specifico il return, lui mi restituisce di default l'ultima istruzione all'interno del for each, che non è quello che voglio in questo caso. Per cui io specifico return output, che è appunto la media giornaliera calcolata su tutte le location per il file che sto leggendo, come prima, stessa cosa. Il resto praticamente è invariato, ok? Quindi sia il corpo del for che ciò che è fuori dal for resta invariato, tranne queste tre istruzioni e la quarta qui, stop cluster, ok? Vediamo come siamo sul. Questo ancora va, probabilmente ha bisogno di un altro minutino. Possiamo intanto, quindi questo lo chiudiamo. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto. Save final.file output parallel.rdata. Dovrebbe andare. Salvo. Ok, vediamo se ha finito almeno di fare. Questo ancora va. E l'SH in questo caso è molto simile. La differenza è che ovviamente chiedo più risorse e lo faccio esplicitamente a differenza di prima. Quindi chiedo 64 core. Vado qui. Eseguo. Ok. Un pochino di pazienza. Io credo stia perdendo un po' di tempo nel salvare l'oggetto perché è grande. Vediamo qui come è lo status. Intanto ci possiamo assicurare che l'input sia lo stesso. Vedete? In realtà lui mi ha dato 128 core, che in realtà non sono i core ma sono i thread, giusto? Quindi detect core mi restituisce il numero di thread disponibili. Ok, quindi il sequenziale ha finito. Benissimo. Vedete, mi è apparso l'output RData qui che posso con il drag and drop trasferire nella mia directory di lavoro.
E poi, diciamo, in realtà è l'output che ho utilizzato per i grafici che vi ho fatto vedere che erano sulle slide. Nel file di log ho tutte le informazioni necessarie, quindi mi dice di nuovo, avevo 120 file, ne ho letti 90. Per eseguire tutte le istruzioni in sequenza, ci ho messo 6 minuti, poco più di 6 minuti. L'oggetto finale ha 46, non lo so, 4 milioni di righe e 7 colonne. Quindi l'obiettivo è leggermente diverso da quello che avete visto sulle slide perché poi ho aggiunto minimo, mediana, media, massimo. E la size dell'oggetto è circa 270 mega e questo è come appare l'output. Quindi avete location, tempo e le statistiche dell'altezza dell'onda in questo caso. Per un numero di righe appunto pari a quasi 4.650.000. Vediamo in che stato sta il parallelo. Ha finito. Ok, vedete che il parallelo. Oops, devo fare refresh. C'è cioè l'output parallel che è uguale, quindi non me lo ritrasferisco in locale. 1 minuto e 38, punto 38. Ok. E una cosa che in realtà mi ha fatto notare ieri Edoardo, che è interessante. Far vedere che in realtà non stiamo utilizzando in maniera super efficiente il calcolo in parallelo perché le istruzioni diciamo, la lettura del file prescinde un pochino dal numero di core. A prescindere, poi correggimi se sbaglio, se ho capito bene, diciamo, a prescindere dal numero di core, comunque non puoi leggere 100 file alla volta perché dipende dalla capacità del disco, giusto? E in realtà qui il vantaggio grande sta nel calcolare la media. Quindi il calcolo in parallelo rende efficiente la sintesi dei dati che abbiamo caricato più che la lettura in sé. E vedete, l'output è equivalente, stesso numero di righe, stessa struttura. Ci ho messo un sesto, però, e il tempo è importante, ok? E